nel periodo del Regno di Sardegna l'Accademia si sviluppa enormemente, ci sono alcuni eventi molto importanti, quando arriva a Torino la collezione Drovetti delle antichità egizie, che costituisce il nucleo principale dell'attuale Museo Egizio, viene dato in custodia all'Accademia, che organizza subito il museo, che viene aperto nel 1824, nella sala sottostante a quella in cui ci troviamo. E l'Accademia gestisce il museo fino al 1932, viene Champollion, insomma c'è tutta una serie, una tradizione poi di studi egittologici. Il grande matematico inglese Babbage, il padre del computer, l'inventore della macchina analitica, viene a Torino, lascia all'Accademia tutti i suoi disegni che noi possediamo, sono una delle cose più preziose che abbiamo nell'archivio. Ci sono fra l'altro anche i primi esempi di schede perforate e viene con la figlia di Lord Byron, Ada Lovelace, che scriverà il primo programma per computer della storia e il cui nome è legato all'Ada's Day, il giorno che celebriamo qui in onore di tutte le donne scienziate. Col Regno d'Italia l'Accademia diventa Accademia Nazionale. Ha nei suoi ruoli le personalità più importanti della scienza italiana, ma anche tutti i più importanti scienziati stranieri che facevano parte dell'Accademia come soci stranieri e rimane Accademia Nazionale fino al 1878, quando poi viene fondata a Roma l'Accademia del Lincei da Quintino Sella. L'Accademia di Torino rimane comunque la più importante ancora fino alla Prima Guerra Mondiale. La ricerca scientifica si fa nell'Accademia e non nell'università, che allora aveva un ruolo molto più ridotto rispetto adesso, insomma, essenzialmente soltanto di didattica, e poi lentamente, diciamo, questo ruolo di ricerca passa dalle accademie all'università.